Nella prospettiva di fare una diagnosi precoce della malattia di Parkinson, bisogna tenere presente che la malattia esiste anche prima della comparsa dei sintomi motori. Parliamo di questi temi con il professor Giovanni Fabbrini. Professore, in quest'ottica risultano importanti quindi i fattori di rischio e i biomarker della malattia. Esistono e se sì, quali sono i fattori di rischio della malattia nelle fasi più precoci? Ma sicuramente tra i fattori di rischio oramai identificati abbiamo l'età, che chiaramente è uno dei principali sui quali ovviamente non possiamo intervenire, la presenza di eventuali situazioni genetiche predisponenti e poi probabilmente da alcuni studi epidemiologici è venuto fuori che per esempio la presenza di traumi cranici pregressi, così come alcuni aspetti ambientali possano favorire il rischio di malattia di Parkinson. D'altronde esistono anche fattori protettivi, per esempio l'uso del caffè si è dimostrato poter in qualche modo ritardare la malattia in modo dose dipendente, quindi beviamo molto caffè. Esistono invece dei biomarker specifici della malattia nelle fasi più precoci, prima che compaiano i sintomi clinici? Su questo si sta lavorando, ovviamente è un argomento affascinante, si stanno identificando dei biomarcatori diciamo nei liquidi tessutali, nei tessuti, quindi nel liquido cerebrospinale, nel sangue, addirittura nella saliva, così come si stanno identificando dei segni clinici, dei sintomi che possono essere molto distanti apparentemente dalla malattia di Parkinson, come alcuni disturbi specifici del sonno o alcuni problemi dell'olfatto o la stipsi e altre situazioni che seppur sembrano slegate dalla malattia probabilmente sono un fattore premorboso, qualcosa che precede l'insorgenza dei classici sintomi della malattia, a volte anche di 10-15 anni. Ecco, soffermiamoci proprio sui biomarcatori, quali sono quelli più utilizzati oggi? Beh, si sta lavorando molto sul dosaggio dell'alfa-sinucleina, di questa proteina potenzialmente tossica che è presente certamente nel sistema nervoso dei pazienti con malattia di Parkinson in quantità abbondante in determinate zone e che però è presente anche in periferia, nei tessuti periferici, nella cute, nella saliva, nelle ghiandole salivari, nell'intestino, quindi poter dimostrare che c'è una maggiore deposizione di questa proteina anomala in tessuti più facilmente avvicinabili che rispetto al cervello potrebbe essere qualcosa di molto rilevante. È ancora una ricerca in evoluzione, ma certamente le prospettive sono molto importanti. E questi biomarcatori sono utili sia per identificare precocemente la malattia che monitorarla nel tempo? Sul fatto del monitorare questo è ancora da capire in realtà, non ci sono molti studi in tal senso. Al momento la ricerca si sta focalizzando sull'identificazione del biomarcatore come elemento di diagnosi molto precoce o addirittura preclinica appunto.